Salve a tutti quanti, sono Alessandro Gobbini, sono un geologo libero professionista. Sì, tipo J come leva di sviluppo. Per quello che ho notato nella mia esperienza, spesso le grotte hanno suscitato sempre, non so se proprio grandi emozioni, però delle emozioni particolari. E penso che questo sia già la base dello sviluppo che possa partire da una grotta. Di esempi se ne possono fare tanti, anche nella sola Italia, in cui lo sfruttamento dell'ambiente a volte lascia un po' qualche dubbio. Comunque ci sono buoni esempi di come le grotte abbiano favorito l'ambiente sulle Alpi Apuane, Frasassi, Orvieto Underground, Parrano, perché no? Ma in che senso proprio possono fare da leva? Innanzitutto penso dal punto di vista economico, portano turismo, il turismo muove soldi, fa venire gente che spende nelle strutture ricettive, nei negozi, ma crea anche un'altra conoscenza, che è la conoscenza scientifica, quella dell'ambiente. In un primo momento si può pensare anche a una conoscenza un po' settaria per addetti ai lavori, come se uno se non è scienziato non può capire certi processi. Questo è vero fino a un certo punto. Poi c'è bisogno, diciamo, politiche, di elementi presenti sul territorio che possano dare una divulgazione aperta a tutti. Quindi in un certo modo bisogna vedere anche una certa fruibilità dell'elemento ipogeo. A volte gli elementi ipogei o le grotte hanno, secondo me, purtroppo una valenza, visitabilità istantanea, perché detto francamente in grotta ci sei andato una volta, almeno che non c'è un occhio particolare, difficilmente ci ritorni. E penso che qui a Parrano ben sia stato pensato di fare in modo che il turista rimanga di più. Quindi non solo si viene a vedere la grotta e basta, ma per fortuna grazie alle acque termali è stato addirittura fatto un parco ricreativo, quindi c'è anche uno sviluppo del benessere, non sto bene solo perché ho visto una cosa bella e interessante, ma proprio a livello sensoriale, penso che alla base ci sia anche questo. Quindi come già accennato, mi sembra è stato già accennato prima, anche una certa organizzazione ci vuole, e le grotte, diciamo, possono sviluppare anche, possono fare da impulso in questo senso. Poi le grotte anche come elementi geologici in generale possono darci un qualcosa in più. Perché? Perché con l'avanzare della civiltà molte parti del territorio vengono coperte, infrastrutture, autostrade, palazzi, cemento e quant'altro. E queste purtroppo coprono, ci levano agli occhi molti elementi. Le grotte, in qualche modo, possono rappresentare dei punti in cui ancora possiamo vedere dei processi geologici. Processi geologici non solo legati a quando avviene un terremoto o a quando avviene un'alluvione, ma processi geologici che esistono sempre, che ci sono, e vanno avanti e interagiscono anche con noi, perché le grotte hanno anche una valenza umanistica, e ben si vede qui sempre a Parrano, che oggi si parla più di archeologia che di, giustamente, che di geologia. Quindi a volte sempre le grotte ci danno anche quell'elemento
geologico che ci ricorrono, guardate, c'è anche la geologia che fa parte del territorio. Quindi i siti ipogei sono un arricchimento della nostra conoscenza, anche della collettività, e che però creano, diciamo, un ulteriore legame tra l'uomo e il territorio e l'ambiente. Io penso che qui a Parrano molto è stato sentito questo legame, tanto più che qui a Parrano, come sicuramente è successo in altri posti, come già ci ha accennato la dottoressa Cogliarotti, addirittura portano a volte un recupero di zone degradate. Insomma, qui prima c'era quell'affare di cemento, io ho visto delle vecchie foto che invece c'era una piscina, c'era papà giovane nelle foto. E quindi si è andata recuperando quella tradizione. Non solo, anche le grotte stesse sono state protette, perché aveva parlato prima la Francesca Bellagamba. Io ho fatto la tesi in quella zona, e dentro quella grotta ci ho visto sfregi veramente, mi sono sentito male quando l'ho visti, c'erano delle concrezioni di a cavolfiore di calcite e zolfo che sono state spuntellate e portate via. Andavo al fiato quando l'ho viste. Quindi, in un certo senso, sì, purtroppo sono state chiuse, ma vengono anche protette. Quindi le grotte fanno anche un po' da scrigno, diventano uno scrigno quasi, dove per loro natura chiudono un qualcosa, poi dipende dal luogo, la storia, un processo geologico, una fauna particolare. La flora è un po' difficile, però in qualche caso la natura non ci stupisce mai. Quindi sono scrigni che vanno aperti e vanno saputi sfruttare. Quindi veramente sono delle potenzialità molto grandi. Io non ho molto da aggiungere, se qualcuno vuole dire qualcosa. Comunque veramente nelle grotte, che se, da ambienti chiusi possiamo passare a delle aperture mentali, e da un'apertura verso lo sviluppo veramente eccezionale. E ribadisco che qui a Parrano veramente è stato fatto poi non, veramente in una poliedricità proprio da ammirare, secondo me. E quindi, ecco, Parrano è un po' anche il frutto di una leva di sviluppo su un sito ipogeo, e poi lo dice anche riconosciuto come SIC. Cercai anche io di fare, io ho fatto una tesi anche a un master a Firenze sulla protezione ambientale, e proposi Parrano anche come un geosito, perché non solo nelle grotte ma nell'intorno ci sono evidenze di processi geologici interessanti. Naturalmente è rimasto solo come tesi. E vabbè, e veramente dalle grotte, da ambienti chiusi, veramente può uscire di tutto, specialmente maggiori interazioni tra uomo e ambiente. Quindi lascio a voi godervi questo piccolo spettacolo della natura. Quali sono i processi geologici, lì si toccano con mano. Grazie.